Allora, da ieri sera che siamo in stato di agitazione con lo sciopero e il blocco dei cancelli e dei mezzi, con i lavoratori, il sindacato delle Cobas e soprattutto le mogli dei lavoratori, si pone un problema oggi con questi lavoratori. Avanzano 4 mesi di stipendio, la situazione non è più tollerabile, il sindacato non intende più discutere con un'azienda che non paga per 4 mesi i lavoratori. Il problema è anche dei comuni. I comuni e l'ambiente devono trovare un accordo immediatamente per poter pagare questi lavoratori. Se questo non avverrà, lo sciopero continuerà ad oltranza. Continuerà ad oltranza e in più non uscirà nessun mezzo dall'azienda. Abbiamo cercato di avere un contatto con l'azienda oggi, ancora non ci ha risposto. Noi siamo disponibili a discutere con l'azienda a delle condizioni ben precise. L'azienda deve pagare da subito 2 mensilità a questi lavoratori. Se oggi davanti ai cancelli ci sono le mogli è perché c'è la fame, le famiglie non riescono ad andare più avanti e quindi questo sia loro in mente sia i comuni che hanno siglato un accordo con loro lo devono capire. E noi siamo qua perché vogliamo i nostri diritti, vogliamo gli stipendi dei nostri mariti, perché l'ultimo stipendio l'hanno preso a luglio. È una situazione che non si può più tirare avanti, nessuno si presenta, ogni volta che ci sono le elezioni tutti vengono, tutti vogliono i voti. Io alle prossime elezioni gli restituisco la tessera, io e la mia famiglia non votiamo più, perché come nessuno ci guarda in faccia, non guardiamo nessuno in faccia noi. Vogliamo i nostri diritti, vogliamo essere pagati, da qui non ci muoviamo, finché non ci danno fino all'ultimo centesimo. E non ho niente da dire perché non vengono, non ci sentono, noi siamo una nullità per loro e basta. Mi sono stancata, sono al collasso, mi sono dovuta impegnare con la banca, non ho i soldi per pagare la rata. Allora loro se la prendono con il comune dice che non hanno soldi perché i cittadini non pagano. Mio marito lavora con la Locri d'Ambiente, non lavora con il comune. Allora è un problema della Locri d'Ambiente. La Locri d'Ambiente non ha i soldi, va in banca, fa un prestito, se li prende paga i dipendenti e tutto torna normale. Apriamo i cancelli e tutti vanno a lavorare. Se no da qui noi non ci muoviamo né domani né dopodomani né sabato né domenica né lunedì né novembre né dicembre né gennaio né febbraio. Facciamo una talca e basta. Perché mi sono stancata, non ce la faccio, mia figlia deve fare la specialistica, se ne deve venire con tanti soldi che gli devono dare a mio marito, questa è un'assurdità. Il lavoro non può studiare bene, io mi sono trovato un lavoro e non mi pagano che non hanno soldi e sto a casa e mi mangi i cambiali e basta. Se a loro gli sembra che è giusto così, che ci hanno lasciato così, è perché dicono che gli operai gli fanno i dispetti. Gli operai non gli stanno facendo i dispetti. È un diritto, uno sciopero non è un diritto, è un diritto, perché loro lavorano e vogliono essere pagati, e basta. E non ce ne andiamo da qui, è inutile che vengono e vogliono entrare con la forza e con la prepotenza, mi devono passare con il camion di sopra se vogliono entrare.